Cattolicissimo, dittatura. Lei era in casa quando si sono venuto? Era in casa, mi conservavo con la guardia. E sono andato sotto il tavolo, era un tavolo, la torno fuori. Eravamo venuti fuori di qua. E mia moglie è andata lì sopra, e sono venuti per la scala e dovevo andare qua sul portone tutti sotto, sei persone sono. Allora li abbiamo visti? Tu li avevi. Nell'osteria di Bueris giocavano a briscola bevendo vino grigio. Le suore di Giamona si godevano un'ora di ricreazione. Una nonna di Trasaghis aveva detto «Guignò» al nipotino ed era andata a zittire il cane che sembrava impazzito. «C'è asco, signor, queste arti, lo vi ho visto per non è nessun strano». Ma il cane non abbaiava qualche lontano. La trama a brividi sottili come aghi, a messaggi antichissimi umani, a frusci che soffocavano il canto nelle gole degli usignoli. Il cane, mille cani, centomila cani, volevano fuggire dall'improvviso silenzio dei nidi. Se fosse vissuto adesso, chissà cosa sarebbe diventata la Italia in questo nuovo millennio. Insomma, un po' la sfida è stata questa. Allora, negli anni 60, precarietà, Bianciardi ha avuto un'esistenza da precario, che però era, nonostante tutto, ancora un precario di lusso, perché insomma c'erano più garanzie, c'era più dialogo, c'era più disponibilità. Per esempio, la televisione degli anni 60 è ancora una televisione che credeva, magari ingenuamente, però nella possibilità anche di educare, vogliamo usare questo verbo, gli italiani. Adesso vedete bene, il livello della televisione è bassissimo, dunque tutto è andato completamente, diciamo, in vacca. No, è che manca un progetto, cioè manca la volontà, comunque manca la disponibilità a fare in modo che appunto i giovani crescano. E poi c'è appunto, come dicevo, una cappa che blocca tutto, una specie di colata di cemento che frena tutto. Questa precarietà si riflette anche in come tu hai composto il libro. Io ho cercato sì di raccontare un po' un inverno, no? Infatti dico, senti, aspetta la primavera perché c'è questa continua
aspettativa comunque, no? Che arrivi prima o poi il disgelo, che arrivi questa primavera, che sciolga un po' il ghiaccio che c'è nel cuore di Fulvio Sante, che non solo è nel cuore di Fulvio Sante, ma un po' su tutta l'Italia. Quindi è la fotografia di un inverno in cui così Fulvio Sante si arrabatta, cerca di vivere con le sue competenze. Lui è uno che si è laureato in lettere, nonostante no, tutti i familiari fossero contrari, no? È uno che crede comunque nell'arte, nella possibilità di cambiare il mondo. Ci crede però, appunto, la situazione intorno è talmente complicata e difficile che comincia anche lui pian piano a sviluppare i segni del cinismo. Quanto c'è di un modello di riferimento? Quanto c'è di esplicitamente tuo? E cosa pensi abbia influenzato nella descrizione, nella scrittura su questo tema dal mondo contemporaneo? Quanto ti abbia influenzato il mondo contemporaneo con il suo linguaggio, con i suoi temi, con diciamo così, sì, la sua visione? Questo è un romanzo, appunto, come hai detto tu, schizofrenico, frammentario, perché riflette comunque così una situazione che è estremamente in fuga, per cui non si consuma tutto molto rapidamente. Fulvio Sante così ha questa, è sposato, insoddisfatto, ha questa amante romana, però usa. Ci sono questi incontri molto fugaci, qua io lo dico sempre perché sì, un po' ci ho riflettuto. Il protagonista del romanzo, io non ho mai capito se mi sta simpatico o antipatico. È una cosa che devo ancora ben smettere a poco, perché fondamentalmente è un po', sì, inizialmente parte fiducioso, perché siamo in lettere e crede appunto nella possibilità di campare con la letteratura, però appunto poi diventa cinico, ecco, quindi scivola, no? In quel rischio che dicevo prima, e alla fine diventa un po' un bieco maschilista, cioè nel libro è uno che appunto scende a Roma, non è innamorato dell'amante, non si capisce, è innamorato, non si capisce. Marcello D'Olivo, siamo nei primi anni 50, quando Marcello ha l'occasione della sua vita. Un giovane architetto di belle speranze, dal naso lungo e dai capelli corvini lisci, un cappellaccio in testa, vestiti sbracati, la pipa perennemente in bocca, lo sguardo febbrile e curioso, due occhi color carbone che ti pungono e ti trapassano. Nato a Udine, da una famiglia umile, ha avuto una giovinezza difficile, ha dovuto abbandonare la scuola per fare il garzone e il vetrinista, ma poi la fatica è riuscita a diplomarsi lo stesso. Durante la guerra viene riformato, ha delle amicizie nella resistenza. Così viene arrestato dai nazisti e rischia la fucilazione, ma riesce a fuggire dal treno che lo porta in Germania. Si laurea a Venezia molto velocemente per poter lavorare subito. Come ogni friulano, lavoro, lavoro, lavoro. Ha la sua una vocazione autentica, vera. La sua passione per l'architettura era di natura primordiale, istintiva. Era un bisogno fisico, atavico, di costruire, un'energia probabilmente irta di rozzezze, dirà l'amico Bruno Zevi. All'inizio prende un po' tutto quello che viene, come tutti i giovani ambiziosi e di belle speranze. Così, tanto per cominciare, si mette a fare il calcolatore dei cementi armati. Intanto fonda lo studio DBB per gli ex compagni di facoltà Delsi, Buffoni e Edoardo Belgrado. Adora due giganti dell'architettura, come Le Corbusier e Frank Lloyd Wright. Nel 1952, la grande occasione, Marcello D'Olivo riceve l'incarico per il piano di lottizzazione di Lignano Pineta. Esatto. Il paesaggio di Lignano Pineta è semplice. Esatto, qua siamo proprio negli anni 50. Paesaggio semplice, dune di sabbia e pini domestici, tutto qua. Bisogna cercare di mantenere ciò che c'è. Marcello ama gli alberi, soprattutto il tiglio, albero simbolo del tagliamento. Qua ci sono i pini, ma va bene così. Tanto per cominciare, gli alberi esistenti vengono assegnati nella misura di 50 per ogni alloggio. Sabbia, conchiglia, conchiglia, spirale. Ed ecco l'idea per Lignano Pineta, l'idea tanto attesa. Una spirale euclidea a progressione costante, che dal centro compie tre volute e poi si volge verso l'entroterra. Le case non saranno in riva al mare, ma lontano, in modo da rispettare la natura. Però, percorrendo la spirale, si avrà sempre davanti il mare, perché il raggio di curvatura varia di volta in volta. E il tracciato stradale produce un certo spaesamento a percorrere, come facciamo adesso noi, fra archi e raggi, così si chiamano le vie.
un senso di vertigine. Sembra di stare a centrifuga di madre natura. Il terremoto, l'orco, come lo chiamo qua, l'orco capace di aprire una voragine che ha inghiottito 32.000 abitazioni, ne ha danneggiate altre 157.000, provocando 389 morti e 2.400 feriti. Giovedì 6 maggio 1976, per tutta la giornata c'è stata una stranafa, quasi surreale vista la stagione. Uno schiafognaccio estivo mai sentito prima di allora. Faceva troppo caldo. Doveva succedere qualcosa, avrebbe detto più di uno dopo. Era il fiato fetido dell'orcolato, rannicchiato sottoterra a decine di chilometri di profondità, sotto il monte San Simeone. Ma nessuno poteva saperlo. I friulani sono gente semplice, dedita al lavoro e alla famiglia, contadini. A maggio, in campagna, si trapiantano pomodori e melanzane, si seminano lattughe, zucchine, cetrioli, si previene la peronospora sulle viti e il mal della bolla sui peschi. In cantina si fanno le colmature settimanali, si imbottigliano i cosiddetti vini normali, rosso, bianco e novello. Ora 20 e 59 minuti. L'orcolato guadagna la superficie, la scuota, la scrolla, come se fosse uno zerbino. Urla per uscire fuori. Sono urla di morte e disperazione. Durano un minuto, 60 infiniti secondi. Anzi, per la precisione 57, come dirà la scienza nella sua gelida esattezza. Un semplice giro di lancetto. Un giro della morte. Thank you.
osteria di Bueris giocavano a briscola bevendo vino grigio. Le suore di Gemona si godevano un'ora di ricreazione. Una nonna di Trasagis aveva detto: lui ne gnò al nipotino, ed era andata a zittire il cane che sembrava impazzito. C'è asso, gnò, bestiato, lo vi ho visto per non è nessun destrato. Ma il cane non abbaiava qualche lontano. La trama a brividi sottili come aghi, a messaggi antichissimi in umani, a frusci che soffocavano il canto nelle gole degli usignoli. Il cane, 1000 cani, 100.000 cani, volevano fuggire dall'improvviso.